C'è stato. Come? C'è stato da parte tua un cambio di look, hai tagliato la tua chioma, sì, i tuoi capelli. Sì. Un po' perché sono diventato attore. Per anni ho rifiutato, perché non mi sentivo... Oh, che bello! Anna. All'altezza? Me lo ricordo ancora quel cavallo disgraziato, mi ha rotto la schiena. Stavo dicendo... Un po' per l'attore e un po' perché un po' per l'attore, un po' perché mi è capitato un casino. E un giorno un mio amico pneumologo da cui andavo, e suona la batteria, anzi, un altro disgraziato anche lui, mi fa: vieni perché hai una tosse che non mi piace. E questo che dico non lo volevo dire, però un amico di Praga mi ha convinto, perché ormai ci sono delle speranze e tu le devi dare, perché sei il testimone che è andato tutto bene. E perciò lo dico a tutti gli idioti come me che fumano: lasciate perdere, perché il giorno che uno viene lì ti dice: signora Nelli, lei ha un problema grosso al polmone, e tu pensi già, rivedi tutto quello che ho visto adesso, ma in un modo un po' più pesante. Ti senti crollare, poi per fortuna tutti i vari Teleton e tutto quello che ho fatto, io penso che qualcosa ho dato, e dalla ricerca è uscita questa fiammella, e mi hanno detto: c'è, ormai abbiamo trovato questa immunoterapia, e mi ha guarito. Ma avevi quindi un tumore ai polmoni? Sì, e ha un polmone. Ha un polmone? Sì, mi hanno curato, ho avuto il coraggio di avere la come dice, ma poi basta, perché non voglio fare la roba del dolore, No, che odio. No, assolutamente. Anzi, lo voglio fare perché devo dare la speranza a qualcuno. Ho avuto il coraggio di rimanere a Pavia, da questi miei ormai amici, e c'è una cura questa qua, la proviamo. Questo è successo l'11 gennaio dell'anno scorso, che ho fatto il primo teatrale e pensavo fosse l'ultimo, dove Enzino mi ha detto: guarda, tutto perfetto, ma la regia è un disastro, te la voglio fare io. È passato un anno, ho fatto il film per Rivalsa, perché pensavo che ormai, come dice Enzino, che ho trovato il diavolo, che mi ha detto: caro Drupi, le strade del... cosa ha detto? Le strade, vabbè, le strade sono finite. Invece è finito ciò. Beh, comunque questi dottori mi hanno curato. Però tu l'hai detto, ho rivisto il film della mia vita, e tutto questo c'era Dorina. Lui adesso giustamente la riassume, ha detto anche una cosa molto bella: lasciate perdere il fumo, perché poi a lungo andare... gli effetti negativi si vedono. No, anche a corto andare, guarda, lascia perdere. Meglio... Hai avuto paura di perderlo? Sì. No, basta, no, però... che ci vogliamo in cose che non voglio andare. Però avevo già un buon presentimento, ma poi lui l'ha affrontato tutto con una forza. Ma aveva già chiesto il... come si chiama, il testamento. Ma figurati. Comunque, è andato tutto bene. E questo testamento c'era tutto? Sì. C'era tutto l'amore che ho, perché tutto quello che posso lasciargli, ho bruciato tutto io, non ho più niente. Però abbiamo fatto una vita meravigliosa, e questo conta. E niente, basta, cantiamo. Adesso cose fai l'attore. Ho fatto l'attore. La cosa tornerai bella... a fare l'attore, scusa, torni a teatro, canti, sì, però... Sì, io mi diverto come matto, spero di portare a casa qualche soldino, perché prima... E i capelli che facciamo? Li facciamo crescere di no, nuovo oppure no? No, no, sono così comodi. Il primo giorno così... che li hai tagliati, come ti sei sentito? Nudo? Eh no, mi sono sentito nella popò, nella cacca, perché non è che li tagliassi, cadevano, poverini, capito? E poi però sono cresciuti tutti ricci, strani... E adesso così mi sono affezionato. Mi no, piacciono. Sta benissimo. Secondo me stai meglio. Sì, me lo dicono tutte le signore. Secondo me sono tutte prezzolate. Perché... Da Dorina, come lo preferisci? A me piace in tutti i modi. Senti, possiamo dedicare una canzone a tutte le persone che stanno combattendo in questo momento, certo, tipo con Io Rinascerò? Certo, ce l'abbiamo. Lo vogliamo fare? Possiamo avere l'asta? Il maestro c'è? Il cantante pure?
l'autrice, l'autrice che è Dorina. E allora io rinascerò per dare speranza a tutte le persone che in questo momento stanno lottando. Ascoltate bene il testo. Vai. Base. C'è qualcosa che mi sfugge, come una spina che mi punge. C'è qualcosa che non brilla, non fa nemmeno una scintilla. Ma cos'è che non va più bene in me? Che cos'è che non scivola e perché? Prima ero un prato dove sedevi innamorata e adesso cado come una foglia un po' bagnata. C'è qualcosa che mi rompe e non è la ruga nuova sulla fronte, ma troppe cose belle da lasciare, troppe strade nuove da imparare. Ma cos'è che non va più bene in me? Che cos'è che non scivola e perché? Prima ridevo e cantavo a squarciagola e adesso tremo se devo dire una parola. Ma io rinascerò, io rinascerò. Così ti piacerò. Questa l'ha mandata lei, eh. Io rilascerò, grazie, grazie davvero di aver condiviso questo momento particolare della vostra vita. Bellissimo. Bella, bella questa canzone scritta appunto da tua moglie. Sì. Sei già rinato, mi sa. Hai voglia. Ciao.